Finalmente abbiamo la nostra piscina. E allora? No, due, tre. E allora siete contente? Allora, dopo tanto, finalmente siamo riusciti. Siamo riusciti a montare la nostra piccola piscina. E se sapete nuotare? Tapparmi il naso sott'acqua. Ci sai andare? Allora, è un po' piccina, però siccome loro ancora non sanno nuotare, abbiamo deciso di prenderla così. Ciao Maya! Maya, vieni, vieni in piscina anche tu. E lì c'è il nostro bellissimo mare, eccolo qua. Oggi però siamo in piscina. Questo è il nostro piccolo cortiletto davanti la, vicino, davanti la porta praticamente, il piccolo atrio. Purtroppo non abbiamo tantissimo spazio e quindi abbiamo dovuto prendere una piscina piccola. Come vado da mamma, ora ti sposti, guardate dove arrivo. Ma lo sapete che... Ma voi lo sapete che vi attendono tante sfide in questa piscina? Come? Sì, una challenge? Allora, oggi siccome è il primo giorno, facciamo che è un giorno tranquillo. Quindi questo è, possiamo relax. Dire, un vlog di relax in cui mostriamo la nostra piscina. E poi invece nei prossimi giorni vi dovrete preparare perché vi attendono delle sfide. E certo, sott'acqua non ci posso andare perché sto facendo le riprese col telefono. Ciao ciao! Io sto per arrivare, ragazzi! E dai, vediamo, dai! Wow! Ma siete delle nuotatrici nate, bravissime! Allora, Auri, sei felice? Allora, voi dovete capire, ragazzi, che oggi mi hanno proprio forzata sfinita. Anche con questa piscina, quando andiamo in piscina, quando andiamo in piscina, quando andiamo in piscina, non vedevano l'ora e finalmente siamo riuscite. Grazie al cloro e c'è ancora quella gatta. Maya! Guardatela un po'. Bella tu. Vuole uscire? No, scappa, non può uscire. Allora, com'è quest'acqua? È calda, insomma, io non riesco a buttarmi come al solito. Io sono freddolosa. Allora sei felice, Pia? Eh? E con questi occhialini? Ciao! Fate vedere i vostri costumini a proposito. Tutto leopardato di Elsa di Frozen, guardatele come sono tutte fashion. Ragazzi, scriveteci giù nei commenti se anche voi avete una piscina oppure se preferite la piscina o il mare, quale delle due vi piace di più. Il mio piscina. E mi raccomando, guardate che mia piscina. Sì. Allora, vi volevo dire, ragazzi, non perdetevi i video dei prossimi giorni. Aspetta che sto spiegando una cosa. Non perdetevi i video dei prossimi giorni perché ci saranno delle sorprese divertentissime. Per il fine settimana è prevista una giornata super divertente. Non vi dico dove andremo, vi dico soltanto che voi verrete con noi. Ecco, l'ha detto. No, non si dice. Allora, quando la mamma dice che non diciamo, non lo dobbiamo dire, perché deve essere tutta una sorpresa, giusto? Però ormai ve l'hanno svelato, ve l'hanno spoilerato e quindi andremo all'acqua park. Quindi ci aspetta una giornata super divertente. Guardate Maya. Ma lo sai che i gatti odiano l'acqua? Abbiamo sentito che odiano anche le zucchine di limone. E beh, certo, allora ai gatti piace la carne.
Ma? Lascia stare i miei fiori. E non fate andare l'acqua col cloro nei fiori, che me li seccate. Va bene ragazzi, ci vediamo tra poco. E dai, vediamo. Brava. Dobbiamo raccogliere i miseri. Cos'è stato? Oh mio Dio. C'è stato una... Ragazzi, ci è preso un colpo. Non sappiamo cos'è stato questo botto. Siamo morte dalla paura. Forse è stato un sterniano. Perché voleva... ci sta sfiando e voleva farci un dispetto, perché non vuole che siamo in piscina. Vabbè, non diciamo a questo. Tu dici che è stato Mister Miao? Io penso che sia un pezzo. E voi, secondo voi, dove si nasconde? Dietro i fiori? Vediamo, Ori, fermo. Dietro i fiori? Dici, ma secondo voi Mister Miao è grande o è piccolo? Se grande è qui. E se si trasforma? E se si può... E si può da persona grande, può diventare piccina, si può nascondere in tutti i posti. Dietro una siete. Dietro una siete potrebbe esserci. Stiamo attenzione, bimbe. Secondo me da umano può diventare tipo degli animali. Un animaletto piccolo piccolo. Ma secondo te, visto che si chiama Mister Miao, potrebbe essere metà... No, metà umano e metà gatto. Tu che cosa pensi? Io penso che tutto bianco con delle macchie marroni, con essa di queste qua. Ma dobbiamo stare molto attente, bimbe. Cosa? Cosa? Ci possono essere gli animaletti. Questo sai cos'è? È quello che provoca la caldaia. Maya, vuoi venire a farti un bagno? E niente ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Ma la gamba. Nel frattempo scopriamo, cerchiamo di scoprire se è stato Mister Miao. Ma non mi manca un pezzo. Abbiamo comprato, ragazzi, una videocamera per fare delle riprese sott'acqua, una GoPro. Però mi manca la custodia e la memory card da inserire dentro, altrimenti il video non viene salvato. E quindi ragazzi, poi vi faremo dei video sott'acqua bellissimi. Giusto? Tu stai attenta, non fare guai. Ok, ci vediamo fra poco. Bimbe, ma a pensarci bene, me lo fate un balletto in piscina? Ok. Dai. Forza. Ma che brave, siete delle ballerine, sapete pure cantare allora. Ok. Tu canti in silenzio, canti in silenzio. Mamma mia, ma quest'acqua è proprio bella. Ciao. Dai, forse tra poco mi butto. Stasera è giunto il momento di fare merenda. Eh sì, per voi, che io faccio merenda. Cosa vi va di mangiare? Tu pure il gelato? Va bene, che gelato volete? Ok, va benissimo. Ok, allora ragazzi, vado a prendere la merenda alle bimbe e ci vediamo tra pochissimo. Bimbe, ecco qua. Il tuo di gelato ed il tuo. Sì, adesso lo apro subito. Però mi raccomando, non va. Io volevo quella. Mi sa che non c'è, è finito. Li hai mangiati tutti, sono rimasti questi alla vaniglia. Tanto sono buonissimi uguale. Ok, ragazzi, un attimo che apro i gelati alle bimbe. Perché se lo sono scambiato alla fine. Allora, com'è fare merenda in piscina? È bellissimo. Sì, vai vicino, vai al sole, amore, vai. A voi ragazzi piace fare merenda in piscina? E poi soprattutto cosa mangiate? Il pomeriggio? Gelato, briochine, la frutta. Loro mangiano la frutta, i gelati. Giusto.
Buon appetito! Sapete cosa vi dico? Che se lo mangia pure mamma un gelatino, me lo vado a prendere, sì sì! Ehi! Ma lo sapete che dovete uscire, che è da tanto che siete qui dentro? Auri, ma tu sei al secondo tuo gelato? È buono questo gelato? Cremino? Ti piace? Tu il tuo l'hai mangiato? Poco? Guardatela, guardatela! Che sta imparando a nuotare, bravissima, brava amore, sta imparando. Ti piace? Ma ti piace di più, Pia, la piscina o il mare? La piscina, che se tu la mangi a casa tua si può mettere. Quando vuoi, a tutte le ore, mamma mia che bello, viene proprio la voglia di buttarsi di nuovo. Ah, che meraviglia, e tu Auri, che dici? È proprio cristallina. Eh? La mia cosa preferita è qui. A te cosa piace? Pure la piscina? Allora, a me? Allora. 163.000. Allora, a me? Allora, a me invece il mare piace, però quello che mi dà fastidio del mare, dovete sapere ragazzi, è la sabbia. Perché si infila dappertutto? Io la odio proprio dal profondo del mio cuore. Invece la piscina è pulita. Però dopo un po' forse ti annoia perché è piccolina e... Invece all'acquapark bimbe lì è grande, ci divertiremo. Molto probabilmente andremo questo fine settimana. Perché poi ad agosto ragazzi c'è troppissima confusione. Invece ancora a luglio la situazione diciamo che è tranquilla, diciamo. Qui da noi ad agosto c'è proprio il clou dei turisti. È vero amore? Pia, ti stai divertendo, non vedevi l'ora, è vero? Sì, l'anno perché l'anno scorso non l'avevamo montata e quest'anno gliel'avevo promesso che dal papà gliel'avrei fatta montare, che comunque quando il mare è agitato io preferisco non andare perché ho paura e quindi anche se oggi è calmo a dire la verità. E quindi preferisco farle stare qui in piscina, è più tranquilla. Comunque come potete vedere è bassa l'acqua, non è alta, quindi si possono autogestire. Invece il mare a me piace tanto, però incute timore, mi fa paura, soprattutto per loro, quando è agitato. Ok bimbe, dai un altro pochino e poi dovremo uscire. Eh sì. No, quella è la prossima challenge che vi aspetta, 24 ore in piscina, ma per voi sarà una passeggiata. Dovrete fare la colazione, il pranzo, la merenda e la cena in piscina. Chi resiste di più vince. Bene ragazzi, non mi ascoltano, sono prese dall'acqua. Beh, ci vediamo, ci vediamo più tardi. A dopo. Più tardi. Ed è. Allora ragazzi, siamo rientrate dalla piscina, si sono divertite un mondo, vero? Forse qui c'è troppa luce e non vengono bene le riprese. E niente, si sono divertite, abbiamo fatto la doccia, ci siamo cambiate e nulla, adesso sono qui in cameretta che vogliono giocare un pochino e niente. Non è vero? Dalla bagna di piedi di nuovo adesso avete fatto la doccia, di nuovo potete tornare in piscina. Va bene, dai. E nulla ragazzi, noi vi salutiamo. Salute. Mi raccomando, fatelo. Anche Maya vi saluta. Ciao Maya. Sì ragazzi, fateci, iscrivetevi al nostro canale e facciamo crescere questa nuova famiglia dei fiocchettini. Ok, va bene ragazzi, noi vi mandiamo tantissimi baci, 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 baci e ci vediamo in un prossimo video.